senatori, onorevoli senatrici, rappresentanti del governo, intanto ci preme sottolineare che, visto che abbiamo avuto anche occasione di sentire e di ascoltare tutti gli interventi, molti dei quali forse non tengono conto che la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza è sostanzialmente una cornice programmatica. Prima di criticare le misure bisognerebbe forse aspettare che vengano declinate nella manovra, perché uno prima vedrà la legge bilancio, vede com'è scritto, alla fine poi dirà se mi piace o non mi piace, cos'è la flat tax, com'è scritta e quant'altro. Quindi sempre questa forma un po' pregiudiziale che abbiamo visto anche da parte di altri attori, come si può dire, anche a livello europeo e non solo. Rispetto al passato possiamo dire che finalmente abbiamo un governo che mette nel documento di economia e finanza un rapporto deficit-PIL che, per quanto possa essere discusso, sarà rispettato, perché in passato si è sempre messo come rapporto 1,6, 1,8, poi arriva l'Istat a fine anno che dice che siamo al 2,4, quindi meglio essere chiari fin dall'inizio e rispettare quello che poi si scrive nei documenti, se no sembrano più artifici per far passare la manovra e far capire che è tutto a posto, salvo poi dopo, quando si va a vedere a consuntivo i conti, vedere che le cose sono un pochettino diverse rispetto a quelle che sono programmate. Noi abbiamo messo in evidenza con grande chiarezza due parole chiave che accompagnano la nota di aggiornamento: responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, che sono naturalmente dettati dal fatto che, se è pur vero che è sbagliato dire che ci avete consegnato un paese al disastro, perché non è vero, non sarebbe corretto e non sarebbe assolutamente giusto, però è altrettanto vero che non si può neanche dire che ci avete consegnato un paese che stava andando a gonfie vele, che si stava riprendendo, perché se il prodotto interno lordo è l'ultimo dei paesi europei, significa che sì, non siamo allo sfascio, ma non siamo neanche i primi della classe, anzi, a dire il vero, siamo proprio gli ultimi. Quindi proprio per questa ragione che occorre discontinuità rispetto alle politiche del passato, se no rimaniamo sempre ultimi, tra l'altro, come è stato ben riconosciuto, senza neanche, come si può dire, riuscire davvero a ridurre il debito pubblico, che negli ultimi 7 anni è cresciuto di 280 miliardi, così lo sappiamo tutti. Come dire, puntiamo sulla crescita, poi il fatto che ci siano questi organismi burocratici, ragionieristici, che abbiano bocciato la manovra, insomma, perché, diciamo così, le previsioni sono troppo ottimistiche. Ma non lo so, troppo ottimistiche. In realtà è scritto nella nota d'aggiornamento che abbiamo usato esattamente un criterio contrario, che è quello prudenziale, perché forse non è stato compreso che gli investimenti, che tutti dicono bisogna fare investimenti, è giusto perché solo così può aumentare la crescita. Sì, ma come fate a fare gli investimenti? Perché di fatto alla fine i soldi ci sono, ma in Italia si fa fatica a spenderli. Certo, se facciamo come in passato e concentriamo gli investimenti su nuove opere da realizzare, ci avete ragione, di sicuro fra 5 anni saremo qua ancora punto a capo, ahimè lo dico, e dall'altra parte il prodotto interno lordo non si muove neanche di una virgola. Ma c'è una novità in questa nota di aggiornamento, ossia che a differenza del passato gli investimenti saranno concentrati soprattutto sulla sistemazione dell'esistente, che da un punto di vista culturale è qualcosa di diverso. Sistemiamo quello che già c'è e che abbiamo visto che, come si può dire, purtroppo crolla giorno dopo giorno. Anche ieri ne è crollato un altro di ponte, per fortuna nessuna vittima, però purtroppo questa è la situazione. E del resto, bloccare gli avanzi di amministrazione dei comuni, poi i risultati sono questi: quelli che i comuni non possono sistemare le strade, le scuole, i ponti e quant'altro, e poi il paese si deteriora. Certo, facendo investimenti di questo tipo e strutturando l'esistente, non penso che occorrano particolari permessi, tutta una burocrazia, ci vuole poco. E quindi questo vuol dire mettere subito in campo energia, come si può dire, positiva, nel senso, alla fine le imprese cominciano già a lavorare, il prodotto interno lordo sale, la stessa cosa vale aver sbloccato per esempio gli avanzi di amministrazione. Ci sono comuni anche di 3, 4, 5 mila abitanti che avranno 1 milione di euro e più per poter spendere i soldi. E cosa faranno? Cosa faranno? Ristruttureranno le scuole, sistemeranno le strade,
Ci saranno tanti interventi, i giardini pubblici faranno quegli interventi che sono necessari in tantissimi comuni, certo, quelli che hanno gli avanzi, certo, cominciamo da quelli che, insomma, viva Dio, hanno governato, hanno amministrato bene, visto che hanno messo un po' di fieno in cascina, come dalle nostre parti si usa fare quando bisogna amministrare e bisogna pensare alla propria famiglia. Però, per dire, non solo questo, non sono solo gli investimenti, c'è anche un altro tema che forse è stato sottovalutato ed è stato affrontato bene in commissione, la questione della riduzione dell'IRES, che per gli utili che saranno reinvestiti. Sono un bel po' di punti in meno, questo è l'intento del governo. Cosa significa? Fatto tesoro di quelle che sono state le leggi anche passate, per esempio ricordiamo, insomma, siamo corretti, la legge Tremonti, che comunque mise in moto un bel po' l'economia, perché acquisto di attrezzature, assunzione a tempo indeterminato, è un meccanismo per muovere un po' la crescita, e questo è un altro elemento che cambierà e che darà e che farà sì che le stime che sono nella nostra nota d'aggiornamento siano davvero prudenziali, perché noi crediamo che il Paese crescerà di più rispetto a quello che è stato scritto, non di meno rispetto a quello che i tecnici e i burocrati vogliono farci credere. Ma non è tutto, anche sulla storia del superamento della Fornero, che tutti dicono, beh, ma non è una misura che favorisce la crescita, no, assolutamente non la favorisce, anzi appesantirà i conti e quant'altro. Beh, ma se è vero che c'è uno studio, alla fine, che testimonia che per ogni persona che andrà in pensione in modo anticipato ci sia la possibilità di poter assumere uno o due giovani, perché alla fine comunque l'azienda manderebbe fuori dal mercato del lavoro un lavoratore che costa parecchio e ne potrebbe inglobare uno che costa molto di meno, e beh, il fatto di creare posti di lavoro non è una misura o uno stimolo alla crescita, no, non vuol dire avere persone che lavorano, che possono spendere, che pagano le tasse e non sono magari più entrate anche per il nostro paese, il che fa pensare che non è vero che qualcuno ha scritto costerà 7, 8, poi il balletto delle cifre è stato davvero mortificante, dove ognuno davvero sì, che la sparava grossa tutti i giorni, potrebbe veramente costare molto di meno, perché bisognerà contemplare anche tutte quelle entrate che deriveranno dal fatto che molti lavoratori giovani e qualificati potrebbero entrare nel nostro sistema, ma è il nostro sistema ovviamente del mondo del lavoro. Ecco, poi io pensiamo anche noi come Lega che tutte queste bocciature pregiudiziali, insomma, non vorremmo davvero che fossero dettate dal fatto che, caspita, questi qui del governo giallo-verde, Lega Stellato, populista, sovranista, chiamatelo un po' come volete, chissà mai che riescono davvero a cambiare la legge Fornero e poi magari dimostrano che il sistema sta in piedi lo stesso. Cosa vuol dire? Caspita, vuol dire sconfessare tutto quello che negli ultimi 7 anni ci avete raccontato. Questa è la paura che ci avete. Questa è la paura che avete. Chi ha fatto quella legge? Chi l'ha votata? Chi l'ha votata? E noi sappiamo bene chi l'ha votata quella legge. Allora forse cerchiamo di frenarli, cerchiamo di farli tornare indietro. Mira, questi davvero ci fanno capire che davvero si possono, che tante cose che abbiamo raccontato erano solamente delle storie. Ecco, assolutamente, probabilmente c'è questo timore, noi dimostreremo che invece la strada è quella giusta, è quella della crescita, è un'inversione di tendenza e soprattutto siamo anche convinti, e lo diciamo fino in fondo, che possiamo accettare le critiche quando sarà il momento. Arriverà la manovra, non ci piace il reddito di cittadinanza, non ci sono gli spazi per l'agricoltura, la sanità, è giusto, e quando c'è la manovra uno dirà meno soldi di qui, non avete appostato di là, è giusto, perché il confronto politico è questo e le critiche si accettano sui contenuti, come è giusto che sia, però perdonatemi, non tiratemi più fuori la storia, come è stato ripetuto prima, dei mercati, dello spread e di quant'altro, perché sennò altrimenti, lo dico a beneficio di tutti, lo dico a beneficio di tutti, se la manovra la devono fare i mercati, allora tutti noi domani mattina andiamo a casa, perché vuol dire che qua non serviamo niente, non serviamo a niente, siamo stati eletti per niente, questa è la verità e questo dobbiamo capire bene, siamo
Siamo sicuri che dando tutto in mano a Moscovici, all'altro che non mi ricordo come si chiama, io ho tutti i nomi, Juncker, piuttosto che, non so, possiamo avere Commissione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, Banca Italia, metteteci tutto quello che volete, faremo davvero gli interessi dei cittadini italiani? Davvero? Io non ci credo a questo, non ci credo assolutamente, anzi io penso che sia giusto rispettare le regole, stare nella legislazione, ci mancherebbe altro, la sovranità appartiene al popolo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, la quale dice che la manovra di bilancio la facciamo noi, evviva Dio che la facciamo noi questa manovra di bilancio e non certo i nostri partner europei. Chiudo, chiedo scusa al Presidente, chiudo perché anche questa storia qua del debito pubblico, ma noi dell'Italia come facciamo a parlare perché abbiamo il debito pubblico peggiore, non possiamo con le regole che ci sono e quindi bisogna per forza, perché siamo obbligati a rispettare certe regole e parametri? Ecco, ma siamo certi che il solo parametro del debito pubblico sia esattamente l'unico parametro che possa dettare lo stato di salute di un paese? Perché io non sono un economista, c'è qui il nostro Alberto Bagnai, non voglio né tantomeno rubare il tuo lavoro, però ho letto da parte di alcuni osservatori internazionali e anche degli economisti che se andassimo a vedere il debito aggregato degli stati, che significa non solo lo Stato, le imprese, le famiglie e la solidità del sistema bancario, l'Italia sarebbe nella media. E invece la Francia, tanto osannata, sarebbe tra gli ultimi posti. E allora, vogliamo rivedere una volta per tutte questi criteri? Poi vorrà dire che noi potremo spendere e qualcun altro forse dovrà rispettare meglio i parametri. Grazie. È iscritto a parlare il senatore